Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilberto e sono qui oggi per fare il recap mensile su quelli che sono stati i miei investimenti per quanto riguarda agosto 2020. Si è chiuso ieri il mese, quindi oggi andiamo a vedere quello che è stato l'andamento del mio portafoglio azionario, del mio portafoglio peer-to-peer lending e su quello che penso di fare nel prossimo mese. Allora, ragazzi, direi che possiamo partire subito con Bondora, dove ho fatto questo mese 4,70 euro di interessi. Attualmente ho depositati su Bondora, andiamo a vedere, 764,14 euro sono quelli che ho depositato io. Poi ho un interesse di circa 85,12 euro per un totale, attualmente il mio portafoglio su Bondora è di circa 850 euro. Non penso di incrementare le mie posizioni su Bondora perché reputo che avendo le conoscenze nel mercato azionario attualmente, magari attualmente ci sono meno, un po' meno occasioni, però penso di poter ottenere rendimenti più alti e quindi penso di quei soldi lì poterli investire meglio all'interno del mercato azionario. Infatti, come possiamo vedere, attualmente sulla piattaforma che utilizzo io, che è una piattaforma inglese che vi consiglio particolarmente, visto che ha zero commissioni, zero costi di deposito, zero costi di prelievo, e tra l'altro in descrizione vi lascerò il link dove potrete registrarvi a questo broker qua e otterrete, anche solo depositando 1 euro, un'azione gratuita di un valore massimo di 100 dollari. Questo cosa vuol dire? Che potete tranquillamente, se avete fortuna, ricevere magari un'azione Coca-Cola che vale 50 dollari circa. E una volta, se non vi piace o comunque non volete tenerla, potete venderla e entro 30 giorni vi arriveranno i 50 dollari. Io personalmente penso che ne valga la pena, nel momento in cui voi vi registrate con il mio codice, voi ricevete un'azione gratuita di un valore massimo di 100 dollari e io ricevo un'azione gratuita di un valore massimo di 100 dollari. Io molto probabilmente quell'azione lì la venderò e mi terrò il ricavato ed è quello che consiglio di fare anche a voi, a meno che voi non facciate le vostre dovute valutazioni e magari la terrete quell'azione lì. Entriamo pure sul broker. Andando qua in alto a destra su storia potete andare a vedere i dividendi ricevuti, gli acquisti fatti, le cessioni fatte e quindi di conseguenza le plusvalenze e le minusvalenze. Attualmente io ho depositati 9.500 euro, come vedete qua, ho ricevuto 48,76 euro di dividendi e ho avuto plusvalenze per 45,31 euro, perché tendenzialmente non ho venduto praticamente niente. E invece i dividendi, quelli che sto ricevendo, li sto ricevendo quasi giornalmente. Come potete vedere, adesso vi sposto qua. Come potete vedere, attualmente il mio portafoglio ha un valore di circa 10.557,62 euro con un profitto di 964 euro. Attenzione però che questo profitto è tantissimo in meno rispetto a quello che avrei dovuto fare, perché se voi andate su questo sito qua che si chiama Womine, dove io ho registrato il mio portafoglio, quindi inserendo tutte le mie azioni e a quanto le ho acquistate, come potete vedere qua, io dovrei fare un profitto di circa 2.135 dollari, circa un 20% di profitto in 4 mesi, che è tantissimo, però effettivamente il mercato si è alzato di tantissimo. Vi cercate l'S&P 500, potete vedere che, accedo un attimo con il mio account, potete vedere come è salito dai minimi del 23 marzo, possiamo guardare, ha avuto un upgrade di circa il 60% dai minimi di marzo. Io purtroppo ho iniziato a investire solamente, il primo acquisto l'ho fatto mi pare il 14 aprile, sì, mi pare il 14, quindi dal 14 abbiamo, dal minimo del 14 al massimo del primo settembre abbiamo un 25% di profitto. Dovete però considerare che io tantissimi dei soldi che ho investito non li ho investiti il 14 aprile, anzi, se voi andate a vedervi il mio andamento del portafoglio, visto che ho creato questo Excel qua, potrete notare come la maggior parte dei soldi, ad esempio, prendiamo ad esempio io all'8 maggio io avevo investito 4.000 euro, cioè quindi un mese dopo praticamente, e sono arrivato ad aver investito 9.000 euro al 31 agosto, cioè non possiamo considerare l'andamento dell'S&P 500 in confronto al mio, senza considerare il fatto che io non ho investito tutto subito perché non avevo ancora le conoscenze minime per investire determinate somme di denaro. Detto questo qua potete vedere, questo qua è sempre i soldi che ho depositato, cioè il totale di soldi che avevo depositato in quel momento lì. Il valore del portafoglio a quei giorni, l'ultima volta che sono stato in negativo era il 17 maggio, che era un negativo di 161,29 euro.
che era circa il 2,93% dei soldi che avevo attualmente investito. Infatti, se voi andate sul grafico portafoglio, l'importo di guadagno, il massimo l'ho toccato 2 giorni fa, quando ho toccato un profitto di 1215 euro. Dovete considerare che questo profitto qua non tiene conto appunto, cioè tiene conto appunto delle perdite che ho, cioè che sto avendo dal deprezzamento del dollaro. Perché il mio portafoglio, come potete vedere qua, se voi andate su Geography e andate qua, potete vedere che il 94% del mio portafoglio è in dollari o poi un 1,4% in sterline e il 4% in euro. Questo cosa vuol dire? Che se voi andate qua, total cost 10.599,74, quindi proviamo a fare la calcolatrice. 10.599,74 diviso 9.500, che è quello che ho speso. No, ho sbagliato. Il totale investito lo troviamo. Infatti, se noi prendiamo ad esempio 10.599,74, che è il mio costo delle azioni in dollari, e lo dividiamo per il totale di quello che ho investito, cioè 9.588,47, vediamo un tasso di cambio di circa l'1,10. Quindi un mio tasso di cambio medio è 1,10. Purtroppo, se voi andate qua su EURUSD, il cambio euro-dollaro, potete vedere come il cambio ora sia quasi a 1,20, quindi io circa un 10% di profitto attualmente lo sto perdendo. Poi penso che nel lungo andare continuando a investire, perché per chi non lo sapesse, io investo circa 100 euro a settimana, penso che alla fine si appiattirà tanto la differenza che c'è tra l'attuale valutazione euro-dollaro e il mio portafoglio. Perché tendenzialmente se io investo circa 100 euro a settimana per un periodo di 5 anni, penso che alla fine la media non sarà tanto scostante dal valore dell'euro-dollaro. Detto questo, però, voglio ricordarvi che io vi lascio in descrizione quello che è il link del mio portafoglio su Wallmine, che potete consultare quando volete. Io lo aggiorno una volta a settimana, cioè lunedì, quando faccio gli acquisti, perché io gli acquisti li faccio tutti i lunedì, indipendentemente da cosa faccia il mercato. Decido poi ovviamente la domenica che azione acquistare il lunedì. Ad esempio, ieri, se non ricordo male, acquisto sempre 10 azioni, visto che non pago commissioni, acquisto 10 azioni del valore circa di 10 euro l'una, in modo tale che differenzio, diversifico molto. Ho acquistato un'azione di People's United Bank, ho acquistato 0,3 azioni di Pfizer, 0,04 di Paycom Software, 0,03 di Netflix, 0,15 di Logitech, 0,05 di Facebook, poi 0,5 di Enterprise Products Partners, 0,1 di Electronic Arts, poi Biogen, Alibaba e poi il deposito di 100 euro. Detto questo, però, volevo farvi vedere quello che è stato, quelli che sono stati i 10 per ora migliori performer del mio portafoglio. Al primo posto abbiamo NIO China, dove ho un average cost di 3,59 con 21 azioni e attualmente quota 19,04, quindi questo è stato un colpaccio, non ho intenzione assolutamente di vendere, nemmeno un'azione venderò, per ora le terrò almeno per 3-4 anni, a meno che non cambino i fondamentali. Detto questo, il secondo migliore acquisto è Nvidia, dove sto guadagnando il 50%, ed è veramente tanto. Al terzo posto Apple, che attualmente secondo me è a dei prezzi indecenti, cioè non capisco come possa continuare a salire, cioè come Tesla. Io attualmente ho 4 azioni dopo lo split, che ne avevo una. Le sono splittate, ora ho 4 azioni con un prezzo medio 86, ora sta a 129, ma per me è un prezzo indecente, cioè non capisco come possa valere tanto. Ad esempio, vi faccio vedere quello che secondo me è il prezzo a cui io l'acquisterei attualmente per fare un profitto di circa il 10% annuo. Io penso che un prezzo giusto possa essere, come vedete qua, un prezzo con un margine di sicurezza del 20%, potrebbe essere a 57, però un margine di sicurezza del 20% su un'azione come Apple non penso serva, quindi attualmente io penso di acquistare intorno ai 71, attualmente, guardando lo storico degli ultimi 5 anni, quindi un utile netto che aumenta del 3%, un utile per azioni che aumenta del 29%, utili lordi che però diminuiscono del 9%. Detto questo, ciò che succede nel passato non è garanzia del futuro, però diciamo che ci dà una grossa mano a capire qual è l'andamento. Poi ovviamente ho The Outer Lines, dove sto guadagnando il 36,94%, però questo qua è stato un po' allora, diciamo che ho
deciso di fare tre rischi all'interno del mio portafoglio, che sono NIO, che era un'azione, un'azienda cinese. Per chi non la conoscesse, diciamo che è considerata Tesla cinese, poi Delta Airlines, che ho intenzione di tenere almeno per 2-3 anni fino a quando non torna ad essere profittevole, e poi vedo, mi farò le mie analisi di bilancio, controllerò che effettivamente possa crescere ancora nel futuro. Se vedrò che non può, per quanto mi riguarda, crescere di più di quello che ho già, venderò. E attualmente sto facendo un profitto di 369, di cui circa 100 dollari. Poi ho Carnival, che è il terzo rischio, dove sto guadagnando il 32% attualmente, però non penso che c'è. Occupano poco spazio all'interno del mio portafoglio e sono le mie tre scommesse. Detto questo, poi ho Stag Industrial, dove sto guadagnando il 36%, che è un rate, ho Caterpillar, dove sto guadagnando il 31%, e Facebook, dove sto guadagnando anch'esso il 31%, e anche Walt Disney, Amazon e Alibaba. Detto questo, ho intenzione di far uscire un video a breve dove vi mostro quelle che sono le tre azioni che penso di comprare o comunque seguire per la prossima settimana e per il prossimo mese in generale. Detto questo, qua risulta che ad esempio ho ricevuto 82 dollari di dividendi, ma qua vengono già inseriti quelli che io, anche se non ho ancora incassato, ho diritto a ricevere, perché avevo possedevo le azioni all'ex dividend date. Ad esempio, se noi prendiamo Royal Dutch Shell, qua segna che ho già ricevuto il dividendo, anche se, anche perché è giusto, sarebbe giusto, perché qua segna che ho ricevuto circa 1,32 dollari di dividendi, anche se io non l'ho ancora ricevuto, perché il payout date è, se non ricordo male, a settembre, non mi ricordo che giorno, anche se l'ex dividend date era il 13 agosto. Io vi consiglio vivamente questa applicazione qua, perché uno dà la possibilità di condividere il proprio portafoglio per farlo vedere magari agli amici e altre, o magari parenti, qualcuno che è interessato. Io vi lascio il link in descrizione del mio, perché non ho paura di far vedere niente a nessuno. Questo è il mio portafoglio, penso vi starà andando bene. Sicuramente avrei potuto fare di più, però non sono un fenomeno. Detto questo, avevo intenzione di magari iniziare una nuova serie dove magari ogni settimana vado ad analizzare il portafoglio che mi piace di più di una persona del pubblico. Se voi magari caricate il vostro portafoglio su questa applicazione qua che si chiama Wallmine e me lo linkate su Instagram o dove volete, io magari lo guardo e ci faccio un video sopra, il più bello, non lo so. Ditemi voi potete inserire, o potete inserire ad esempio, se voi avete 5 azioni NIO non acquisite tutto lo stesso giorno, ma a tranche diverse, potete semplicemente inserire 5 azioni NIO a il prezzo medio di carico. Se no potete fare come faccio io, cioè che ogni volta che acquisto qualcosa lo segno, così mi segno anche i dividendi giusti. Ad esempio, io ho acquistato 3 azioni NIO a 3,77, 2 azioni NIO a 3,14, e qua mi dice anche la percentuale di ritorno per il singolo acquisto. Ad esempio, non è che io ho sempre gli stessi rendimenti. Ad esempio, guardiamo qua. Se noi andiamo su WestRock, che è la mia più grande posizione, sono entrato la prima volta a 31, mi pare, 31,89 il 14 aprile, è stato il mio primo acquisto. Guardate, il mio primo acquisto è stato a 31,89 WestRock e sto prendendo il 4%. Poi, pian piano, ho sempre rimediato, ne ho comprate delle altre, sono riuscito a comprarla ad esempio 3 a 25, 3 altre a 24 e una a 23,49, dove sto qua guadagnando il 30% praticamente. Mentre qua, avessi acquistato tutto in un'unica tranche, starei perdendo il 4%, anziché fare un 10%, 11% totale. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. A breve uscirà il video sulle mie tre azioni da comprare per quanto riguarda settembre. E niente, raga, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e bella.